Benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Come avete sentito dai titoli, sono quattro le vittime del terribile schianto che si è verificato oggi pomeriggio all'interno della galleria Cagulino lungo la strada statale 73 bis che collega Urbino a Fermignano. Alle ore 15 si sono scontrati un pullman ed un mezzo di soccorso che nell'impatto si è incendiato. Dal luogo dell'incendio si è levata una colonna di fumo visibile a un chilometro a chilometri di distanza. Purtroppo hanno perso la vita quattro persone che viaggiavano a bordo dell'ambulanza partita da Fossombrone. Si tratta dell'autista Stefano Sabatini, del medico Soco Loxa, dell'infermiera Cinzia Mariotti e del paziente che stavano trasportando all'ospedale di Urbino. Sull'autobus invece viaggiavano bambini e ragazzi di Rottamare in gita a Urbino. Sono stati fatti uscire dal mezzo subito dopo lo schianto e, come comunicato da all'AST di Pesaro Urbino, sono 7 le persone rimaste ferite, 4 trasportate all'ospedale di Pesaro, 2 bambini e 2 accompagnatori, e 3 all'ospedale di Urbino, 2 ragazzi ed un accompagnatore. Sono stati effettuati tutti gli accertamenti e la situazione è sotto controllo. Le ferite riportate sono lievi e per gli ospiti del pullman sono in corso le procedure di dimissioni per il rientro a casa. Gli altri ragazzi che viaggiavano con il pullman saranno riportati a casa da un mezzo messo a disposizione dagli organizzatori della gita. Per permettere le operazioni di soccorso, la strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari, le forze dell'ordine e le squadre ANAS. Siamo profondamente addolorati, ha dichiarato la direzione generale dell'AST, per la perdita dei nostri operatori in questo tragico incidente. Hanno dedicato la loro vita alla comunità e ai pazienti. Siamo vicini alle famiglie dei nostri colleghi e del paziente che ha perso la vita. In questo momento di lutto, ha aggiunto l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini, ci uniamo al dolore delle famiglie e a quello della comunità sanitaria, offrendo sostegno e le nostre più sentite condoglianze. In queste ore sono arrivati tanti messaggi di cordoglio, tra cui quelli del governatore Acquaroli e del presidente della provincia di Pesaro Urbino, Giuseppe Paolini. È una tragedia immane, ha detto Paolini, che addolora tutti profondamente. Siamo sconvolti e increduli. L'ANAS, ha riferito il presidente, sta procedendo con i controlli nella galleria e la provincia ha offerto tutta la collaborazione possibile. E ora sentiamo le parole del sindaco Gambini e poi quelle di un testimone raccolte dal nostro operatore Stefano Bagnesi. Una tragedia purtroppo, perché di fatto l'ambulanza con un pullman turistico di ragazzi delle medie provenienti dal sud delle Marche che hanno visitato la nostra città e tornavano verso casa. Il conducente dell'ambulanza chiaramente nell'emergenza probabilmente ha superato un'altra macchina e quindi si è trovata un frontale con il pullman che ha provocato la morte purtroppo di tutti i componenti dell'ambulanza, compreso il trasportato che andava, penso, verso l'ospedale di Urbino. I ragazzi fortunatamente sono tutti salvi, io sono stato a visitarli insieme nella saletta dove sono stati raggruppati, insieme ai medici del pronto soccorso e della Croce Rossa che li hanno uno a uno, diciamo, li hanno rassicurati, li hanno visitati, e poi quelli che non avevano nessuna conseguenza sono stati riposti su un pullman che la ditta è venuta immediatamente a recuperarli. 5 di questi sono stati portati al pronto soccorso, ma con, diciamo, ferite lievi che sono chiaramente da confermare, però credo che, insomma, è andata molto bene. C'era con loro il parroco, che è una persona che ha mantenuto la massima calma, ha perso il telefonino nel pullman, l'ha lasciato lì, evidentemente è una persona pacata che ha rassicurato i ragazzi, è veramente stata una guida che ho valutato molto, molto valida, quindi con tutti gli operatori che l'hanno assistiti, quindi i ragazzi sono stati subito rassicurati, caricati sul pullman, le famiglie sono state tutte avvisate che comunque le cose non erano andate al peggio, e quindi, ecco, speriamo che tutti possano tornare a casa immediatamente, anche l'autista che chiaramente in un frontale poteva avere conseguenze gravi, l'autista del pullman invece anche lui, mi hanno detto
dalla prefettura, perché il prefetto è andata al pronto soccorso di Pesaro per rassicurare, e io chiaramente mi sono assicurato degli altri componenti del pullman, che chiaramente, almeno per dalle notizie che abbiamo, insomma, sono tutti feriti lievi e non con conseguenze importanti. Diciamo che la galleria è una galleria che ha doppio senso di marcia, come ce ne abbiamo tantissime. La manutenzione è fatta regolarmente, adesso io non è che posso valutare se sicuramente noi abbiamo posto appunto una all'uscita della galleria, che dove c'è un ponte in curva, siccome c'erano stati incidenti in passato, abbiamo posto una velox, perché la velocità è a 90 km all'ora sia dentro la galleria che fuori dalla galleria, quindi diciamo in questo caso a me sembra più un errore umano che la sicurezza stradale, però chiaramente questa io non è che sono un tecnico che può valutare. Sarà compito di ANAS vedere se la strada è in sicurezza. Sicuramente, voglio dire, un frontale fatto su all'interno della galleria non c'è né uno scivolamento, chiaramente c'è la doppia riga bianca, quindi non si può superare in galleria. Se poi succede questo, è difficile anche pensare che sia colpa della strada, però chiaramente questi sono i tecnici a valutarlo. Una scena bestiale, praticamente sono arrivato, ho visto il fumo nero che usciva dalla galleria di continuo, sempre più nero, sempre di più, in aumento. La fila indiana di circa 30 ragazzi che andavano verso un pullman dove sono stati portati in sicurezza, e l'elicottero che praticamente ha preso due ragazzi che erano seduti qui in aiuola e li ha tirati sul colloricello. Questo è stato in un attimo praticamente, tutto questo insieme di cose, una cosa da brividi, un film bruttissimo, e purtroppo questo è successo, è brutto, dispiace, però purtroppo sono cose che capitano.